metri. È un tema particolare quello che affrontiamo questa sera, una serata che rientra nella serie del Grande Cortile. Il Grande Cortile da molti anni si svolge principalmente nei comuni della Val di Susa e sono delle serate di riflessione e di approfondimento su temi vari. Come comune abbiamo aderito a questo gruppo informale che si diede questo nome in risposta all'accusa della sindrome NIMBY, che viene di solito appiccicata a chi prova a ragionare prima di opporsi e a trovare delle ragioni per opporsi. La serata del Grande Cortile è dedicata dunque a degli eventi lontani nel tempo, accomunati dal fatto di andare sotto l'etichetta di grandi opere. E quello che vogliamo indagare questa sera, con l'aiuto dei nostri ospiti che tra poco vi presento, è proprio capire se al di là dell'etichetta di grandi opere ci sono o non ci sono analogie di altro tipo, processi decisionali, rapporti col territorio, insomma, vediamo, cerchiamo di capire 50 anni dopo, 50 anni esatti questa sera, a che punto siamo in Italia con le grandi opere. Io intanto vi presento i nostri ospiti. Accanto a me c'è Chiara Sasso, scrittrice valsusina che vanta una produzione letteraria intense collaborazioni importanti anche con Mercalli piuttosto che con Henry De Luca, e ha curato tante pubblicazioni negli ultimi anni. Il professor Angelo Tartaglia è un docente del Politecnico che da molti anni svolge, possiamo dirlo gratuitamente, il ruolo di consulente tecnico la comunità montana sulla tematica dell'alta velocità. E poi abbiamo l'ospite che arriva da quelle terre solo apparentemente lontane ma che sentiamo invece vicine, in particolare in questa ricorrenza, Sandro Buzzatti, attore nonché testimone diretto della tragedia del Vajont. Sono giorni in cui il termine tragedia ricorre, ci tempesta le orecchie, ci tempesta gli occhi, ci tempesta l'animo, anche perché ancora una volta siamo di fronte a una tragedia evitabile, a una delle tante tragedie che non sono state evitate, ed evidentemente mi sto riferendo a quel che è successo a Lampedusa. Io credo che sia inevitabile in ogni situazione collettiva in questi giorni rivolgere un pensiero anche a quella situazione, anch'essa frutto probabilmente, o forse senza probabilmente, di mala gestione o di mala interpretazione della gestione dei ruoli decisionali e di potere che dovrebbero essere dalla parte dei cittadini, ma di tutti i cittadini del mondo. Allora io vi faccio una richiesta semplice che non vuole essere rituale. Io credo che, essendo così esattamente coincidente la data di oggi, è così drammaticamente vicina a quello che è successo pochi giorni fa a Lampedusa, io vi invito a iniziare insieme tutti quanti questa serata con un minuto di silenzio in cui rivolgere il nostro pensiero a chi 50 anni fa fu travolto da una tragedia senza fine, e un pensiero a chi pochi giorni fa è stato travolto di nuovo da un'acqua diversa, ma un'acqua che nasce evidentemente da qualche grave errore che noi umani continuiamo a fare, per cui vi inviterei gentilmente a osservare un minuto di silenzio.
sia importante nel mantenere e nel conservare la memoria, non solo nel segno del rispetto e del ricordo, ma proprio nella categoria, nella cifra della memoria, che è qualcosa di più, qualcosa che deve andare a incidere sulle nostre vite individuali e collettive. Allora io lascio il microfono a Chiara Sasso, che ci introduce brevemente alla serata, poi seguirà l'intervento di Sandro Buzzatti, che mette a disposizione il suo patrimonio di testimone, ma anche la sua professionalità di attore. Poi Angelo Tartaglia ci guiderà in qualche altra riflessione, poi dovremo di concludere la serata tutti insieme. Una serata densa, piena, mi auguro che riusciamo a portarla avanti e a concluderla tutti insieme fino alla fine. Grazie. Buonasera a tutti. Io avevo 15 anni, quindi 13, 14, 15 anni. E la mattina siamo andati a scuola e c'erano a Belluno, perché poi da lassù per venire a fare superiori, lassù superiori non ce ne sono, quindi si prende una corriera e si viene a Belluno. E io facevo il liceo classico e c'erano alcuni banchi vuoti e nessuno sapeva esattamente che cosa potesse essere successo, visto che era successo 10:30 della sera. E quindi la scuola fu immediatamente chiusa e noi partimmo tutti, quelli che potevano avere l'età, come già io, insomma, a fare il giro dei piccoli cimiteri sparsi nelle frazioni dei paesi. C'erano queste, tutte queste bare di legno molto fresco, con il coperchio mezzo aperto, e c'erano queste salme dentro questi sacchetti di cellophane molto gonfie, e noi facevamo il giro per riconoscere quelli che potevamo conoscere. E questa è l'immagine che io ho esattamente. Poi ci sono molte cose da dire, ma che cercherò di riassumere in una specie di sintesi che ho cercato di fare per voi questa sera. 15 operai di una fabbrica tessile di Caerano San Marco, una fabbrica del Trevisano, lavoravano lassù e sono tutti deceduti in occasione del trentennale di quella vicenda. È stato fatto un lavoro teatrale, da cui trago questo inizio per portarvi un po' dentro il clima di quei giorni. Tutto è fermo, l'aria scivola, fischiante, tra i sassi incollati di fango, tramonta ora scura, ora incolore come i visi di cielo, annebbiati e storpi, anchiosati e gonfi e rattrappiti di parole e sussurri e grida, e mani che sfiorano il ciarpame, le ombre, le gonne e le lacrime, e l'aria che ingrossa gli occhi, le guance, che guarda le vesti di lutto, e fremendo, libera, vola sul monte Monco. È tutto accaduto, si scava. Il fango smuove il cuore, lo inonda, lo strappa a brani. E tu, fratello crudele, che guardi il mio corpo martoriato, immobile e rossastro, intinto di fango, che lavi e indaghi e abbandoni al destino di una tomba senza nome, porgimi quel fiore del ricordo, che mai possa essere scordato il nostro destino così amaro, e fa sì che l'orrore di fango e fiele che ha reso cieca la luce dei miei occhi tremi e spauri al pensiero delle nostre vite perdute e dilavi l'anima di soli nefasti, nati a immagine divina, che con tanto sordido silenzio hanno crocifisso la nostra valle ad eterno e perenne lutto.
Ora la questione è se nella situazione del Vajont fosse o meno prevedibile una frana tale da minacciare l'incolumità della popolazione. Per capire come sono andate le cose bastano poche battute. Ciò che importa è se quell'evento, quello che poi è stato chiamato catastrofe del Vajont, frana del Vajont, tragedia del Vajont, sciagura del Vajont, strage, olocausto, genocidio, potesse o meno essere previsto. Se fosse prevedibile alla stregua delle conoscenze più progredite del tempo. Fatta questa premessa si potrebbe dire che il discorso finisce qui. Infatti, quali sono gli eventi che potremmo chiamare imprevedibili? Quelli che appartengono alla sfera dell'impercettibile, no? Dell'inesplorato, dell'abile, la direzione del volo di un insetto, ciò che sognerò stanotte, tutte cose di cui di solito la scienza si disinteressa. Ma in questo caso ricorre questa situazione? Non si dica che qui manca una scienza, ossia un complesso di enunciati generali e di regole operative, manuali, cattedre universitarie, cattedratici, convegni, studi, investimenti, tutto lì a dimostrarci che la scienza c'è e come. Non bastasse questa dimostrazione assiomatica, e cioè che era prevedibile, ci sono i fatti. A. C'era già stata una frana. B. La montagna si muoveva. C. La massa mobile era delimitata da un'immensa fenditura apparsa sulla parete rocciosa come un segno apocalittico. 3 anni prima della catastrofe. Le prove? Primo, lo prevedono i geologi Edoardo Semenza e Franco Giudici prima che si inauguri il bacino. Scrivono, virgolettato, se il piano d'appoggio dell'intera massa o della sua parte più vicina al lago fosse inclinato anche debolmente o presentasse un'apprezzabile componente di inclinazione verso il lago stesso, il movimento potrebbe essere riattivato con conseguenze difficilmente valutabili. Chiuse virgolette. Due, lo prevede l'ingegnere Alberico Biadene quando il 15 novembre 1960, l'accadimento del 63, annota: è pericoloso per la diga l'alzarsi dell'acqua e il colpo della frana veloce, e poi ancora, invaso uguale no, perché il fenomeno di frana diventerebbe incontrollato. 3. Lo prevede il 28 novembre, sempre del 60, il geologo della commissione di collaudo, Francesco Penta, quando prospetta l'eventualità del distacco improvviso di una massa enorme di terreno, suolo e sottosuolo. Lo prevede il 15° rapporto Müller, che precisa in 200 milioni di metri cubi la massa franosa e richiama l'attenzione sul rischio costituito per la diga da una frana che scivoli di colpo. Lo prevede in fondo anche Carlo Semenza, il progettista, quando dal marzo del 61 scrive l'ingegner Ferniani: cosa succede con un nuovo invaso? Mi trovo di fronte a una cosa che per le sue dimensioni sembra sfuggire dalle nostre mani. Lo prevede il professore Gidio Indri, capo dell'ufficio progettazione idraulico della SADE, quando suggerisce a Ghetti i termini dell'esperimento sul modello. È presumibile che la massa franosa abbia a scivolare più o meno compatta ed unita, traslandosi fino a fermarsi sulla sponda opposta. Il reato di disastro era quindi prevedibile. Anzi, proprio gli interessati lo hanno previsto. E a questo proposito sentiamo cosa ha da dirci una parte della requisitoria di Sandro Canestrini del 23 settembre del 69 pronunciata all'Aquila al processo. Signori giudici, per tutti gli anni del pericolo compito massimo del potere è stato quello di mentire, di smentire le voci preoccupate, di tenere calma la gente, di denunciare quello che venivano definite speculazioni politiche allarmistiche, di mantenere la situazione nell'ordine e nella tranquillità. Queste sono delle parole che dovrebbero essere pronunciate tra virgolette, perché l'ordine,
la tranquillità, il normale sviluppo della società sono solo i sinonimi della violenza legale che è stata quotidianamente perpetrata. Nel caso del Vajont era stata decretata una condanna a morte per delle intere popolazioni. Certo, queste popolazioni sono state mantenute nell'ordine e nella legalità. I giornalisti che dicevano la verità sono stati denunciati e processati. I ribelli in atto e in potenza sono stati in mille modi zittiti. Ma se veramente questi veneti avessero un giorno fatto del disordine, se veramente gravi disordini, non sono queste le parole che usano i fonogrammi delle questure, gravi disordini, avessero portato questa gente a distruggere la diga, ad assediare le case dei dirigenti della SADE, se una rabbia di popolo avesse fatto cambiare decisione con l'unico linguaggio che i padroni capiscono, quello della forza, agli alchimisti della morte, ma nulla di tutto ciò è successo. E allora forse bisogna dire qualcosa su questo popolo, su questi veneti che sono ormai da molto tempo stanchi di sentirsi riconoscere le loro virtù tradizionali, il loro attaccamento alla montagna dove sono nati, la loro resistenza a sopportare il dolore fisico, quello morale, il loro spirito di sacrificio in pace e in guerra. E si vogliono che questo ciarpame sia buttato via, che si dica la verità. Vogliono che si dica che il potere ha sempre ricavato dal Veneto denari per il fisco, giovani per le guerre, e che le virtù tradizionali sono la miseria e l'immigrazione. Le virtù tradizionali sono quelle di vivere e di morire come vuole chi comanda, su di un Veneto considerato da sempre come una colonia. La politica di abbandono e di spopolamento della montagna, la politica di spoliazione dei monopoli elettrici che si sono accaparrati delle risorse idriche delle valli, la politica di gestione di questa ricchezza secondo la legge del maggior profitto, la politica dell'indifferenza verso il dissesto idrogeologico che derivava dallo sfruttamento, la politica del rischio calcolato delle frane, delle alluvioni, di quei disastri cosiddetti naturali che trovano la loro regolamentazione nella stanza dei bottoni, e parallelamente la politica di persecuzione di coloro che denunciavano l'ineluttabilità del disastro. La politica di nascondimento dei segni premonitori che per anni la natura violentata aveva inviato. La disperazione del Veneto aveva trovato un solo momento nella sua storia per imboccare la via giusta, l'unica via per cambiare le cose. È stato il momento della resistenza alla quale la valle e le montagne del Piave hanno dato un contributo determinante. E varrà qui la pena ricordare che fu possibile erigere la diga del Vajont sulla base di una concessione della Repubblica di Salò alla Sade, nello stesso periodo in cui i partigiani combattevano in quella valle. Evidentemente vi erano due modi diversi di considerare le caratteristiche del Vajont, dei giovani, degli antifascisti, degli spiriti liberi che ravvisavano fra quelle valli strette e nascoste la possibilità di gettare le basi per costruire un esercito popolare capace di sconfiggere i tedeschi e i fascisti da un lato, e dall'altro i dirigenti e gli azionisti della SADE che nello stesso momento operavano con tedeschi e fascisti per avere la concessione di quelle acque e per poter innalzare la diga dagli enormi profitti. Sono sicuro, signori giudici, che abbiate piena coscienza che voi state giudicando qui non solo la più grande tragedia causata da qualcuno da quando lo Stato italiano esiste, ma anche il più grande episodio giudiziario che si sia mai discusso in Italia. Il più grande, ma anche il più emblematico, il più grande processo emblematico dei primi 70 anni di questo secolo. Certo, ve ne sono stati altri, ma la somiglianza maggiore che siamo riusciti a trovare, meditando, ricercando, è con singolare affinità quella con i processi di mafia, anche degli aspetti nascosti. Infatti, sia nel processo del Vajont che in quelli di mafia, restano nell'oscurità
i dirigenti di fondo della onorata società dalla quale nascono i crimini. O per dir meglio, i responsabili principali sono da tutti conosciuti, ma non vengono incriminati, perché il sistema può giungere persino ai suoi estremi confini, come prova il rinvio a giudizio di questi imputati, ma non mai oltrepassarli, pena l'autodistruzione. E una società non si autodistrugge mai. L'uomo della strada che conosce i luoghi, date di nascita, carriera, gesti, abitudini, avventure coniugali, extraconiugali di tutte le stelle del cinema, dei campioni del calcio, dei cantanti più in voga, non sa neppure che faccia abbiano. Anzi, neppure conosce i nomi delle poche decine di persone dalle cui decisioni molto spesso dipende in Italia l'occupazione o il licenziamento di decine di migliaia di lavoratori, i prezzi di generi di più largo consumo, lo sviluppo e il ristagno dell'economia di intere regioni, la formazione dell'opinione pubblica attraverso i giornali, la RAI, la TV, i nostri rapporti con l'estero ed anche la nomina dei ministri. Niente sa, insomma, su quelli che sono i veri padroni del vapore. A Longarone e nelle valli lì attorno, ogni giorno accadeva qualcosa che avvicinava la morte. Quel luogo, lasciato tranquillo, poteva durare secoli. Violato chiamava rovina. Boscaioli, falciatori, cacciatori, contadini, operai sapevano cose paurose. Spacchi, rocce in movimento, sentieri che si spostavano, larici ed abeti inclinati, obliqui. Anni di suppliche, di lettere, di rabbie, di proteste, di appelli disperati, di irrispettose lagnanze. Questa gente era giunta, come abbiamo visto, persino a non contestare le esigenze di utilizzazione, ma a protestare solo contro la legge del più esoso dei profitti. Essi che potevano contestare tutto, perché tutto deve essere contestato quando è in gioco la stessa esistenza fisica, si limitavano a chiedere che fossero trovati i mezzi per permettere loro di sopravvivere vicino alla diga. Ma torniamo ai fatti lassù, sul bacino del Vajont. Allora l'impianto è finito, sta per essere venduto all'Enel, la nazionalizzazione Enel dopo Sade. Ma i signori della Sade, per avere i soldini, devono dimostrare che tutto funziona alla perfezione, che tutto è a posto, collaudato. Allora meglio il rischio che una perdita secca. Quindi si decide di sfruttare l'impianto ad ogni costo. Basta convincersi che la previsione catastrofica sia infondata. Rimuovere, così direbbero gli psicanalisti. Togliersi dalla mente la previsione inquietante oppure inventarne una favorevole. Come si fa? Eh sì, perché nel frattempo la montagna si muove e la vedono tutti. Allora, si tratta di un movimento superficiale o profondo? Se la prima ipotesi non preoccupa, la seconda implica possibilità terribili. Tutto dipende dall'inclinazione del piano di scorrimento. Se fosse inclinato anche debolmente verso il lago, ricorda Edoardo Semenza, geologo figlio del progettista, il fenomeno assumerebbe proporzioni difficilmente valutabili. Cosa fanno i tecnocrati della Sade? La prima cosa che fanno è quella di modellare la loro metamorfosi, il passaggio, il loro passaggio, da scienziati della tecnica a scienziati della comunicazione. Scelgono l'ipotesi favorevole, comunicano che il fenomeno di franamento è superficiale. E se per caso fosse profondo, poco male, la frana si afflosserebbe su se stessa nel movimento di chi si siede, già che il piano di scorrimento ha la forma di un sedile. A rimuovere e fabulare. Fabulare.
Così si definisce il trasfigurare le cose in modo prodigioso. E poi il piano di scorrimento profondo, chi lo ha mai visto? E i signori della Sade si augurano che non ci sia, e se per caso sciagurato ce ne fosse uno, loro hanno deciso che abbia una forma concoide, sedile. Volontà di credere, non c'è altro modo di definirla. Ecco quanto scrive Carlo Semenza. I professori Dalbiaz e Penta sono piuttosto ottimisti, tendono a non credere che avvenga uno scivolamento in gran massa e sperano, anch'io lo spero, che la parte mossa si sieda su se stessa. Tendono a credere, sperano. E allora, dice il nostro avvocato Canestrini, aveva ragione un certo signor Brecht, che nelle sue opere teatrali molto rappresentate in questi anni parla di potere e brutalità, brutalità e rapporti di produzione, potere e affari. Eccoli anche in questo processo i nomi contraffatti di tutto ciò, le parole mascherate che tutto ciò significano: progetti esecutivi preliminari, deroghe eccezionali, concessioni di derivazione, disciplinari di concessione, autorizzazioni, agevolazioni fiscali, operazioni finanziarie, dichiarazioni di indifferibilità e di urgenza, espropri, relazioni tecniche, piani di finanziamento. Non si finirebbe tanto facilmente di elencare centinaia di queste parole mascherate, di queste parole paravento, che nascondono e camuffano una realtà. Parole difficili, parole di tecnica scientifica, di tecnica politica, di tecnica bancaria, di tecnica sempre più squisitamente tecnica. Ma chiediamoci in quale modo i sadici, ossia gli uomini della Sade, e i loro correi possono essere delle brave persone. Poniamo la domanda: quando il problema era di arrivare al collaudo della diga del Vajont entro i tempi tecnici previsti dalla legge di nazionalizzazione al fine di lucrarne il pingue bottino, che posto ha il problema della bontà singola, della cosiddetta onestà personale, tanto decantata dalla difesa degli imputati? Ah no, una brava persona, una brava persona. Ma sono tutte bravissime persone. Non c'è nessun posto per questa qua. Gli imputati sono dei delinquenti, e non solo in senso giuridico, ma anche in senso morale. Non importa assolutamente nulla che possano essere mariti fedeli, padri affezionati, osservanti in religione e in politica. Assolutamente nulla. Chi si mette al servizio di interessi disumani perché contro l'umanità è complice di un genocidio, come è stato un genocidio quello del Vajont, e la qualificazione morale è fuori dubbio. Appunto Brecht ricordava che siamo più portati a manifestare il nostro sdegno e il nostro disprezzo per chi assassina un uomo, mentre quando l'omicidio diventa omicidio di massa, per esempio l'omicidio per ragioni razziali, l'indignazione, anziché aumentare, diminuisce sempre di più fino all'accettazione del fatto compiuto. Quando i delitti si moltiplicano, diventano invisibili. Quando le sofferenze diventano insopportabili, non si odono più grida. È naturale che sia così. Quando i crimini vengono come la pioggia, nessuno più grida basta. Questo insegnamento semplice, come tutti i grandi insegnamenti, è penetrato in quelle masse di uomini che più soffrono degli attuali rapporti di proprietà e dei barbari metodi con i quali quei rapporti vengono difesi. Ma torniamo sulla diga. Müller, incaricato dalla Sade, nel suo 17° rapporto suggerisce ulteriori sondaggi. Reazione della Sade? Müller non si occuperà più della Sade. E il problema del piano di scorrimento?
dissolta. Ora la parola passa agli idraulici, o meglio al modello idraulico del professor Ghetti, Augusto Ghetti, Università di Padova. Si crea un modello e si simula una frana. Semplice, no? Simulare una frana che invada l'intera sede disponibile del bacino antistante e raggiunga l'altra sponda. Giusto? Eh sì. Ma il professor Ghetti bara due volte. La prima volta perché sceglie la ghiaia, un materiale incoerente per nulla simile a quello originale della frana incombente, che non poteva essere sostituito dalla ghiaia, un materiale con tutte le componenti aggreganti molto complicato. Secondo, perché anziché far cadere la ghiaia a una velocità tale da raggiungere l'altra riva, sfruttando la sola gravità, la spinge con un trattore metallico, con dei uomini metallici, fino a deporla, dico deporla, nel punto prestabilito. Anche un bambino capisce che è così. L'esperimento non serve. Apro un settimanale che i miei avversari amano, il settimanale Gente dell'11 dicembre 68, titolo a 9 colonne. Il sindaco di Longarone rivela un'incredibile retroscena del processo del Vajont. Nessun italiano voleva aiutarci a cercare la verità. È stata un'impresa mostruosa, una fatica tremenda. Dovremmo batterci contro un complesso di interessi non solo economici, ma anche politici, pubblici e privati, che tentavano in ogni modo di coprire e far dimenticare la tragedia. Un imponente bilancio consentiva loro di disporre di migliaia di milioni per combatterci. Cominciò a profilarsi quanto fosse difficile combattere contro chi tiene in mano enormi forze economiche. Girammo tutte le università. Milano, Padova, Genova, Bologna, Trieste, Roma, Perugia. Non riuscimmo a trovare un solo tecnico disposto a darci un parere. Tutti si tiravano indietro. Molti ci dissero chiaramente: abbiamo già lavorato con la SADE e con l'Enel e non vogliamo avere noie con queste società che ci pagano. Uno ci parlò chiaramente. Disse: l'idraulica può essere pura e pratica. Quella pura è materia di università. Quella pratica mi fa guadagnare. Perché mi dovrei mettere in urto con aziende che in questo settore hanno una voce importantissima? La conclusione dell'esperimento che vi dicevo prima, del professor Ghetti: soltanto se il lago superasse quota 700, l'onda traboccherebbe dalla diga. Al di sotto di quel livello non c'è nessun pericolo. Da allora quota 700 diventa ciò che è l'aspersorio nei riti esorcistici. Così la SADE esorcizza la cattiva coscienza. Ma appena si presenta l'occasione, bisogna venderla all'Enel collaudata quota 715. Bisogna prendere i quattrini, il limite di sicurezza viene superato. Biaden decide di procedere al terzo riempimento, a quota 715. Quando arriva a quota 710, si ritrova che la sponda scende paurosamente. La sua sola preoccupazione è di smaltire quei 10 metri in più. Ma ormai ci siamo. È il 9 ottobre 1963. Sono le 22:39. È orrendo tentare di descriverlo come cercare di ricordarlo. Accade semplicemente quello che da mesi i valligiani con la testa del loro vecchio maestro delle scuole elementari avevano trepidamente pensato e forse sentito nei loro animi semplici, ed era accaduto in proporzioni tanto enormi ed inimmaginabili che mai nessuna mente umana avrebbe potuto pensarlo. L'acqua, filtrando attraverso le fenditure e le venature degli strati di roccia scomposta e friabile, che formava l'aereo e vasto castellaccio della sponda sinistra della valle, aveva imbevuto il materiale.
materiale inerte che lo costituiva appesantendolo al massimo. La massa liquida, già spaventosa di per sé stessa, era stata sottoposta per lunghi mesi a continue variazioni di livello, con sopralzi ed abbassamenti per i controlli ancora in fase di collaudo della diga e del bacino per la sua capacità di tenuta. Per questo motivo, appunto, non mancavano che poche decine di metri, forse meno di due, alla capacità di massimo invaso dell'intero lago. La penetrazione del liquido negli agglomerati aveva reso scivolosi e molli i materiali argillosi che vi erano frammisti, che allo stato asciutto erano legati ad una specie di cementazione naturale che li rendeva solidissimi. Ma l'acqua aveva fatto da lubrificante alla montagna, la quale sotto materiali tanto vari nascondeva lo strato di roccia permiana rossastra detta croda morta, tanto scivolosa quanto viscida per la sua delicatezza, e ne aveva sollecitato il franamento. Tutto il versante della montagna, dopo anni di lento e continuo comprimersi su se stesso per la gravità dovuta alla sua pesantezza, aveva superato il punto di baricentro equilibrante ed era scivolato contro l'opposto versante, risalendolo come se un'enorme molla ve lo avesse scagliato. Signori giudici, spetta a noi, di fronte a questa melma, riscoprire la verità dei visi macellati di questi 2000 morti, di ripulire la realtà dallo sterco delle malizie, delle parole, delle carte burocratiche, di queste 2000 morti violente che ora vengono pagate con soldi pubblici, e cioè ancora da noi, dai cittadini contribuenti, e non da chi ha causato il danno. E che cosa domandano oggi i superstiti a nome delle vittime? Su questa gente è piombata martellante la voce di quasi tutti i giornali, di quasi tutti i pulpiti, di quasi tutti i benpensanti, e cioè che i morti si pagano con il denaro, che l'unico modo per fare giustizia era incassare un po' di soldi, che d'altra parte mai altro si sarebbe potuto ottenere dal potere se non un po' di soldi. Così, quando molti hanno capitolato, ne sono rimasti in pochi a tenere fermo che nella vita il peggio è capitolare. Gli avvoltoi hanno intonato, come sappiamo, la rauca canzone che i superstiti sono solo affamati di soldi, che in fondo vogliono solo i soldi, e che hanno ragione i gruppi al potere nel dire che con i soldi tutto si può comperare. I gruppi al potere si sono dichiarati soddisfatti del constatare che la loro legge, quella dei soldi, è anche la legge della maggior parte delle loro vittime. La legge dei soldi, la tecnica finanziaria, il conte Volpi di Misurata, è il ministro fascista dell'industria nel 1934, presidente fondatore della SADE insieme al commendator Cini. In quell'anno fa approvare dal governo una legge per se stesso e per i suoi interessi, secondo la quale alle società idroelettriche concessionarie erano rimborsate le spese per la realizzazione degli impianti fino all'80%, salvi restando i diritti di sfruttamento trentennale. Questa legge non è mai stata abrogata. Ciò getta tutta una luce chiarificatrice quando giunge il momento di collaudare la diga e il bacino per entrare in possesso del contributo statale valutato intorno ai 20 miliardi. Anche questa è tecnica, che questa volta si chiama tecnica finanziaria, il sapere ciò che è il contributo in base alla legge del 34 e ciò che è l'indennizzo dovuto per la legge di nazionalizzazione del 1963. I tecnici della finanza sapevano bene come interpretare questi concetti, come agire per ottenere un doppio pagamento per un unico prodotto, e cioè prima il contributo della legge Volpi e dopo l'indennizzo della legge di nazionalizzazione. Ma vi è l'altro aspetto,
forse l'aspetto più tristo di questo processo, e cioè dei tecnici come alienati, come uomini che hanno perduto la propria ombra, come uomini che al servizio degli interessi che sappiamo ritengono che ciò possa essere giusto e doveroso e che veramente viviamo nel migliore dei mondi possibili. Questo è l'aspetto più triste, questa catastrofe negli animi dei tecnici, che non è seconda alla catastrofe caduta su Bayonne per la sua obiettiva drammaticità, ma una realtà tanto più drammatica quanto più gli alienati non si accorgono di esserlo. Quando l'ingegner Semenza raccomandava al tecnico, che era suo figlio, Edoardo, al fine di fare approvare certi progetti del Bayonne, di attenuare qualche affermazione, questo aspetto emerge in tutto il suo spavento. Un padre che comanda al figlio la menzogna. Questa è quella tecnica. Umile con i potenti, ipocrita con tutti, feroce con i poveri, disumana, se è solo così che può manifestarsi. Andiamo alla conclusione. Alla radice di questi cosiddetti fenomeni naturali vi è l'arretratezza civile, la carenza urbanistica, la presenza della speculazione, il marcio della burocrazia, che fanno sì che una pioggia diventi un dramma, come abbiamo visto anche in questi giorni, o un terremoto, come in Sicilia, diventi una tragedia. Il Monte Toc non era già stato da decenni definito una montagna senza piedi? Toc nel nostro dialetto vuol dire patoc, è la finale di patoc. Patoc vuol dire marcio. E non è un caso che i nostri riferimenti si accomunino le zone montane del nord e le zone del meridione. Sono tutti esempi del livello di subordinazione agli interessi dei gruppi di potere cui lo Stato stesso ha condannato intere regioni del nostro paese. Per le classi dominanti, Vaiotte, solo come per molti altri, un incerto del mestiere. E pertanto è vero che anche questa strage rientra in un ordine naturale, è certo, ma non degli eventi brutti, bensì del sistema che regola la nostra società e le stesse leggi violentate della natura. Le inadempienze, le colpe nei confronti dei decisivi problemi della montagna, del suono, dei fiumi, della sicurezza, della vita della gente hanno nomi e volti precisi, sigle prestigiose, con apparati tecnici e culturali al loro servizio. Quando i pullman pagati con il sacrificio dei superstiti percorrono l'Italia per giungere dalla Valle del Piave, che non è stata giudicata adatta a fare il processo, al Tribunale dell'Aquila, si fermano nelle tappe del dolore in altre città, in altri paesi che hanno subito le conseguenze di disastri identici nella loro natura, anche se non nella enormità dello scempio. Vi è uno scambio di esperienze terribili, dalle quali emerge una volontà precisa, quella di lottare per cambiare le cose. Non vogliamo più andare a spalare il fango e raccogliere i morti, ma siamo decisi a lavorare perché queste cose non accadano mai più. L'ammaestramento che nasce invincibile è ancora una volta la necessità della gestione dal basso anche di queste lotte per un nuovo indirizzo della politica nazionale. Tutti costoro hanno capito che l'unica ragione delle loro disgrazie sta nel fatto che finora i poveri non hanno avuto potere, che ancora oggi i poveri non hanno potere. Le carte del processo ci dicono, e ho finito, che la frana si era preannunciata con una grande spaccatura a M maiuscola sul fianco del TOC. La M della morte non è stata incisa né da un Dio crudele, né dal destino, né dalla natura scatenata, ma da un preciso disegno del potere.
fortissima partecipazione, un forte pathos, descrive anche in larga misura dal punto di vista tecnico quali sono stati i presupposti di quel disastro. È molto difficile, ovviamente, perché ci si chiede che cosa si dà da aggiungere. Questa sera dovremmo vedere quali sono i paralleli tra una vicenda come questa e quest'altra vicenda che ci è più vicina, quella della Valle di Susa, in cui la drammaticità è chiaramente diversa, in cui disastri di questo genere non ne sono successi e nel dibattito che si sta svolgendo i termini non riguardano, anche se qualche preoccupazione c'è, non riguardano eventi di questo tipo, di questa portata. È vero però che c'è una connessione molto forte, che è stata ricordata molto bene, che sta dietro alla natura della singola opera, sta dietro all'uso buono o cattivo della tecnica, che sta dietro alla realizzazione di queste grandi opere, ma che riguarda il senso che queste hanno e a che cosa effettivamente servono. Si potrebbe dire che quella è una diga che doveva servire a produrre energia elettrica, ma in realtà è sempre secondario in qualche modo lo scopo ufficiale, perché l'obiettivo è quello di come dire, consentire a qualcuno di consolidare, arricchire, estendere una propria il potere di cui dispone in qualche misura. Se noi parliamo della TAV, della Val di Susa, certo non è questo il momento, la sede di rimettersi a fare discorsi che magari in gran parte di voi ha già sentito riguardo al senso o non senso di questa opera. Vale appena la pena di ricordare pochi elementi che sono il parallelo in termini diversi e meno immediatamente drammatici di quelli del Vajont, sono gli elementi, come dire, di razionalità che tendono a prefigurare ciò che ci si può aspettare che succeda. Fermo restando che il futuro è in larga misura imprevedibile, in realtà possiamo affermare, specialmente dal punto di vista delle capacità tecniche di oggi, che una parte del futuro invece è prevedibile e che in ogni caso diverse possibilità che possiamo aspettarci da una certa situazione sono individuabili molto spesso, non sempre, ed è anche possibile capire quale probabilità ci sia che si verifichi una cosa oppure l'altra. Parlando di ferrovie e di gallerie come quelle previste per la Valle di Susa, il discorso in tre parole è questo: se si pensa di fare una ferrovia ci si aspetta di dover trasportare qualcosa su quella ferrovia, se si pensa di fare una diga è perché ci si aspetta che ci sia una richiesta di energia elettrica, poi si può fare in un modo, in un altro, in un luogo, in un altro, ma il presupposto nominale è quello: se devo fare una nuova ferrovia mi aspetto che questa ferrovia trasporti qualche cosa. Ora, perché uno debba farne una in più di ferrovia rispetto a quella che c'è già, deve essere legato a una ragionevole aspettativa di un forte incremento del traffico lungo la direttrice che dovrebbe essere servita da questa nuova ferrovia. E dunque bisogna capire se esistano degli elementi che fanno pensare ad un aumento consistente, molto consistente del traffico. Lo dico molto brevemente, si può parlare per giorni interi oppure liquidare le cose in 5 minuti, farò una cosa che invece che 5 saranno 6 minuti, ma non è il caso di aggiungere molto, perché a questo punto siamo a livello veramente di una letteratura su queste cose, non è il caso di dilungarsi troppo. Ma ci sono alcuni fatti: nel caso del Monte Toc c'erano le crepe che si aprivano e i movimenti che erano in corso. Nel nostro caso i fatti sono un flusso di merci e i passeggeri sono una variabile secondaria, anche se dal punto di vista dell'immaginazione collettiva sono la parte principale. Sanno tutti, inclusi coloro che propongono quest'opera, che dal punto di vista economico la cosa potrebbe avere un senso se ci fosse un forte traffico di merci. Ebbene, attraverso l'intera frontiera che rivede l'Italia dalla Francia, il traffico di merci è costantemente in calo, non da 2 anni, non perché c'è la crisi del 2008, ma sulla ferrovia in calo dal 1997.
continuo e costante calo. Per quanto riguarda l'insieme del flusso di merci sulla ferrovia e sulla strada, sulle strade, da Monte Bianco fino a Ventimiglia, il traffico di merci è in calo più o meno dall'anno 2000, con un precipizio nell'anno 2009 e una risalita a valle del precipizio, no? Un rimbalzo che però riprende un andamento calante. Questo, essendo il passato, non è discutibile, è un fatto. Da solo si presterebbe, infatti, nel dibattito, nelle chiacchiere, nella retorica, a un migliaio di possibili spiegazioni che tendono a dire che è vero che è andata così, ma in futuro andrà in un altro modo. Però ci sono altri fatti in parallelo a questo che riguardano quello che succede al flusso di merci tra l'Italia e la Svizzera e tra l'Italia e l'Austria, tra due frontiere alpine. Negli stessi anni in cui c'è questo calo continuo e estremamente rilevante con la Francia, viceversa il traffico attraverso la frontiera svizzera, il traffico ferroviario, è in continuo aumento, e attraverso la frontiera austriaca è in continuo aumento più rilevante dell'aumento lungo la frontiera svizzera. Quindi evidentemente non è un fatto congiunturale che colpisce un po' tutto il trasporto ferroviario, no, è un fatto specifico del collegamento tra Italia e Francia. Questi sono i fatti che uno ha alle spalle. Su questi fatti bisogna cercare di capire cosa ci si può aspettare. Il discorso di nuovo potrebbe essere articolato, io anche qui non mi dilungo molto. In realtà i flussi di traffico dove uno va a comprare e dove va e vende non è che siano erratici, sono anche lì facilmente individuabili e si può anche capire che prospettive ci sono. Tra noi e la Francia, tra noi e le isole britanniche, tra noi e la Spagna anche, non è che ci siano grandi differenze di tenori di vita, grandi differenze di consumi, grandi differenze nelle dotazioni domestiche che abbiamo e quant'altro. Viceversa, grandi differenze di questo genere esistono, ma esistono tra l'Europa nel suo complesso, la parte interna dell'Europa, e l'Estremo Oriente, per esempio. Ora, l'aumento del traffico attraverso la Svizzera e l'Austria si spiega tranquillamente considerando che in quelle regioni molto lontane, che producono e consumano però e che hanno tenori di vita molto diversi da quelli europei, c'è una vivace tendenza a aumentare il flusso di merci che arrivano nei porti del Mediterraneo e quindi dai porti del Mediterraneo, che sono a sud dell'Europa, si dirigono in modo molto naturale verso nord per raggiungere i diversi mercati finali d'Europa. Mentre invece linee che vanno dall'Italia alla Francia collegano fra loro aree simili, non i porti. Conclusione rapidissima, ma che si può fare con tanto di numeri, grafici e modelli, è che non è ragionevole aspettarsi un aumento del volume di traffico di merci attraverso la frontiera francese, salvo qualche fluttuazione, per la verità c'è un calo, mentre è sensato aspettarsi, tanto vero che è in corso anche, un ulteriore aumento del traffico lungo le altre direttrici, fino a quando, dipende da quello che succede in Cina e da tante altre cose, ma comunque sicuramente per un tempo abbastanza lungo. Detto questo, che ripeto si può dire in modo molto più articolato, uno torna alla domanda iniziale. Devo decidere un'operazione da fare, complessa, non fare una nuova ferrovia, con questo alle spalle, cosa concludo? Che quella ferrovia è inutile, perché quella che c'è rispetto a quel traffico in calo è sovrabbondante, non solo sufficiente, è sovrabbondante. È una conclusione banale, no? Il Monte Toc si muove e il posto sbagliato per metterci una diga da quella valle, anche se invece, essendo molto stretta e così via, sarebbe perfetta come bacino idrico se non avesse il Monte Toc lì. Però la Valle di Susa e la linea Torino-Lione, ragionamento elementare, non funziona. Attenzione, anche lì, fin dal 90, dagli anni 90, 89-90, parlando non solo di quello, ma in genere delle ferrovie nazionali, ci sono rapporti tecnici che dicono che non è quello la cosa da fare, ci sono altre cose da fare prima, i rapporti tecnici ti pagano, quindi devi stare, però dicono sostanzialmente questo, dicendo che non è prioritaria quell'operazione, cioè se proprio dobbiamo fare qualcosa, c'è altro da fare prima. Questo si trova in documenti tecnici di molti anni fa,
anni 90, primi anni 90. Non parliamo del versante francese, in cui documenti tecnici dicono cose del genere fino agli anni 2000 e continuano ancora oggi, no? Però le decisioni che vengono assunte sono di altro segno. Perché? Perché prendere decisioni, chi prende decisioni è stupido, sarebbe un complimento. Perché certi ragionamenti non sono poi così difficili, non è che qui ci si voglia della matematica superiore per capire queste cose, non è che ci vogliano tre lauree per fare questi ragionamenti sui flussi di merci, no? Quindi non è che chi poi prende le decisioni queste cose le ignori. Le ignora nel senso che le vuole ignorare, ma allora perché vengono assunte decisioni come queste? Qui entra in gioco il problema grande opera. Grande opera possono essere cose più diverse, una grande dica è una grande opera, certamente. Una ferrovia come questa è una grandissima opera, un tunnel di 57 km, non è che ce ne siano in tutti gli angoli, no? È una grandissima opera. Grandi opere potrebbero essere, adesso il problema è passato di moda, ma le centrali nucleari erano delle grandi opere. Così via, uno potrebbe pensare degli aeroporti, non è il momento, ma se volessimo ragionare sulla Malpensa, non è ancora successo nessun disastro. La nuova Malpensa, dal punto di vista economico, è un disastro, che è stata fatta nel posto sbagliato, intenzionalmente, in condizioni sbagliate. Non se ne parla. Ci sono anche delle più piccole opere che hanno queste caratteristiche, si sta discutendo per Torino adesso della riqualificazione della città, avete presente Palazzo Nervi, è una bella struttura perfettamente inutile da quando è stata costruita e da via progettata, ancora adesso c'è adesso come facciamo. Opere sostanzialmente inutili, perché vengono fatte? Perché vengono fatte queste opere? Ma è stato detto, queste opere sono, hanno una funzione, è una funzione che è coerente con una struttura sociale, con un assetto del potere, in definitiva. C'è una versione, un aspetto molto pratico, cioè ci guadagna benissimo, pochi guadagnano tanto e se succede qualche cosa di storto molti ci rimettono anche la vita, o comunque hanno dei disagi, o comunque pagano. Questo è reale, concreto, nel caso di una grande opera, Torino-Lione, ma anche altre simili se pensassero di farle, traforando non so che cosa, chi è che sicuramente trae un vantaggio e quindi aggrega potere d'acquisto al di sopra di quello della gente comune? Beh, due categorie di operatori, chiamiamolo così. Gli uni sono coloro che costruiscono, e gli altri sono coloro che finanziano. Una differenza fino a un certo punto con la vicenda del Vajont sta nel fatto che là l'operatore era privato, anche se a monte c'era un ministro dello Stato fascista all'origine. Qui l'operatore è lo Stato come tale, però in realtà chi fa le cose chiaramente sono delle imprese, molte grandi imprese, gruppi di imprese, e chi finanzia non è lo Stato, perché lo Stato oggi, ma da quando questa storia è partita, chiaramente non sarebbe in grado di fornire la liquidità necessaria man mano che l'opera se cominciasse a progredire, man mano che l'opera progredisce, non sarebbe in grado, per se non vuole troppo brutalmente tagliare una quantità di altre cose che tra l'altro sta avvenendo per via di questa crisi generale. Non sarebbe in grado e dunque per finanziare un'opera del genere si rivolge al mercato dei capitali. Bene, uno potrebbe dire d'accordo, ma il mercato dei capitali funziona per qualunque impresa o imprenditore, verso lo Stato come verso una piccola impresa che deve fare della innovazione o chissà che. E c'è una differenza importante, che se io sono una banca e mi viene un piccolo imprenditore e mi chiede un prestito, io ho bisogno di molte garanzie. Se poi sono in un periodo come questo, in cui la crisi è strisciante, tutti chiudono, le garanzie si quadruplicano. Dal punto di vista dell'interesse pubblico dovrei agevolare, facilitare coloro che vogliono mantenere in piedi un'impresa, crearne una nuova, perché danno lavoro. Dal
punto di vista di chi guadagna sul capitale, ovviamente il ragionamento è l'opposto. Io gli presto i soldi, questo domani fallisce, io poi cosa faccio? Mi ritrovo in mano con la fabbrica che conosco che farmi e così via. Se viceversa, chi mi chiede i soldi è lo Stato, la situazione è diversa. Anche gli Stati stanno male, rischiano di fallire. Più grosso è lo Stato, meno è credibile il fallimento, poi gli Stati non falliscono. Avete presente gli Stati Uniti, ma in realtà no. Sono delle specie di rappresentazioni del potere, braccio di ferro a spese di qualcuno, ma lo Stato in realtà non fallisce come tale. Se io sono un grande prestatore di denaro e faccio un contratto con lo Stato, io il denaro non lo perdo. Non solo, ma se faccio un contratto polidecennale, 30 anni, e sottoscrivo un certo interesse, e per di più con qualche clausola tale per cui se l'opera poi non vende o altro sono fatti di chi l'ha finanziata, io non c'entro nulla, cioè l'interesse garantito, questo è un grandissimo affare. Dove volete che Stella Arcadia riesca a collocare per 30 anni 2, 3, 4, 8, in prospettiva 20 miliardi di euro a 30 anni con garanzia di recuperare il capitale e col 6% all'anno giù di rendimento? Ma dove volete che fare un affare del genere? Quindi è piuttosto evidente che c'è qualcuno che ha un interesse bellissimo a finanziare l'opera. Ed è tutto indifferente che poi l'opera serva a qualcosa. Questo non interessa chi finanzia, interessa chi la vuol fare. No? Chiaro che se io voglio fare un mutuo per costruire una casa, a me interessa poi abitare nella casa. Però sono fatti miei, se io sono strampalato, faccio il mutuo, poi la casa sarà tale che non ci posso abitare. Chi finanzia può solo essere sicuro che io gli ridò i soldi e gli do interesse. Ovviamente un discorso simile riguarda chi fa queste opere. Un conto è inseguire mille lavori e lavoretti con magari degli committenti che poi magari non ti pagano perché falliscono prima di te e poi fallisci tu di conseguenza. Ma di nuovo, se chi mi dice di fare l'opera, scavare la galleria, è lo Stato, e a quel punto, qualunque cosa succeda, io sono sicuro che magari lo Stato avrà problemi di liquidità in certi momenti, mi fermo il cantiere, ma io non perdo niente, perché vengo comunque indennizzato giorno dopo giorno per il fermo cantiere, e dove lo trovo un affare del genere? Non ho menzionato la politica. La politica in queste cose non conta nulla, o conta tantissimo se volete voi, ma non conta nulla perché è soltanto una vernice su questo stato di cose. Quello che domina la scena nella politica, da noi come altrove, è il decadere progressivo delle qualità del ceto politico man mano che ci si allontana dai momenti di crisi. Voglio dire, nel dopoguerra la classe politica che mi riferiva alla guerra era fatta da gente di alta levatura, la sinistra, no? Perché molti di questi avevano rischiato qualcosa. Man mano che ci si allontana dalle crisi, l'alta levatura è un ostacolo. Bisogna avere, come dire, essere adatti al ruolo, a galleggiare, a gestire le cose. È come l'olio sull'acqua. L'acqua può muoversi come vuole, io sto sempre sopra. No? Ora, siamo più o meno in una situazione come questa. La politica è una copertura di quanto detto prima. Ci saranno dei soggetti che esprimono quel tipo di interessi, oltre ai propri, che sono quelli di perpetuare il proprio ruolo. Questa è la situazione in cui si approccia alle grandi opere. Va detto che se non ci fosse tutto questo di mezzo, non è che a fare una ferrovia anche come quella di per sé ci sia del male, non è male o bene. C'è da chiedersi se serve o non serve, a che cosa serve, no? E allora il discorso viene chiuso dalla prima parte dei ragionamenti che ho fatto. Però non è questione di bene o di male. In una situazione come questa, le grandi opere come tali sono comunque, diciamo, improprie, non so come dire, perché la finalità reale, che comunque hanno, la prima finalità, non è quella relativa alla natura dell'opera che si vuole fare, è un'altra. Se per caso servono, è un effetto collaterale. L'Expo 2015, lasciatemela dire, siccome non è il 1915, ma il 2015, che fa ridere che uno deve fare una grande fiera spendendo miliardi su miliardi e così via nelle ore di internet. Ci sono altri modi per vedere tutto al mondo. È una grandissima opera, tutto quello che bisogna farci su, tutti i soldi che bisogna muovere.
Le Olimpiadi, lo spirito olimpico, il popolo di Coubertin e così via, sono una grandissima opera dovunque si faccia. E tra l'altro sono seguite da una scia di fallimenti. Torino non è ancora fallita, ma insomma, a quella dimensione le città non falliscono, un po' come gli stati, se volete, però si privatizzano i servizi, voglio dire, le scuole materne, discorrendo e quant'altro. Allora, da una parte abbiamo una situazione come questa, dietro alle grandi opere, ma ce n'è un altro aspetto che però va richiamato. La grande opera, cioè se veramente fosse totalmente impopolare tutto questo, non si farebbe. In Val di Susa sarebbe un movimento notabile. A posteriori ci sono magari, prima uno è timido rispetto al potere, rispettoso, ma magari ha ragione lui, non voglio disturbare, a posteriori ovviamente quando uno è stato bruciato magari le cose cambiano. Ma se veramente a livello di coscienza comune non si stesse al gioco, le grandi opere si chiederebbe per non farle. Certe opere non si devono fare, ripeto, non è che una è sbagliata per definizione, bisogna vedere, no? Perché in realtà, adesso un po' meno, ma tendenzialmente invece queste cose te passano. Perché, come è stato accennato anche qui molto bene prima, guardate che se ci sono forti disparità nel mondo tra ricchi e poveri, sempre più ricchi gli uni, sempre più poveri gli altri, in particolare alcuni, è perché i poveri sono d'accordo. Loro non lo sanno, ma sono d'accordo, cioè accettano questo tipo di regole del gioco. Allora, le grandi opere, e certe grandi opere, l'Expo 2015, parliamo di cose meno drammatiche di queste, o le Olimpiadi a Torino, sono popolari, hanno una valenza ideologica, sono delle rappresentazioni del potere, e il potere affascina, soprattutto chi non ce l'ha. Chi ce l'ha lo gestisce, senza farsi vedere troppo. Quelli che si vedono non sono quelli che contano. Ma il potere affascina soprattutto chi non ce l'ha. La grande popolarità delle famiglie reali del passato, ma ve la spiegate? Io e i miei parenti di campagna, qui lontano da qui a Cantalupa, che mi ricordo benissimo dei corti da bambino, sappiamo tutto sulla famiglia reale prima della guerra e così via, e figli, figlie, storie, con grandissima ammirazione. Ma come ve lo spiegate questa roba qua? Il potere affascina, non faccio esempi contemporanei, non difficili, ma diciamo il potere affascina, però ha bisogno di avere una rappresentazione ideologica, cioè un qualche cosa che giustifichi, per così dire, quello che viene fatto. Ora, quali sono le parole d'ordine, chiamiamole il termine ideologia usato da me, forse un po' da vocabolario, ma meno usuale. Ideologia non pensa ai comunisti, no, ideologia vuol dire una rappresentazione teorica che serve a giustificare qualcosa che non è fatto per via della rappresentazione che dice che il motivo è quello, mettiamolo così. Allora, la rappresentazione ideologica qui qual è? Nel caso della Valle di Susa è stata usata, adesso forse un po' meno, ce ne sono tanti di rappresentazione ideologica, ma una è il progresso. Il progresso è andato avanti per tantissimo tempo, volete mica fermare il progresso? Se uno non fa il tunnel di 57 km Torino-Lione è un nemico del progresso. Dal punto di vista razionale è un'idiozia, cioè che cosa c'entra? Però questa roba qui fa presa, anche sulla gente semplice. Ed è certo, bisogna andare avanti, non ci si può più fermare. Avanti dove? No? Questo potrebbe valere, quella del progresso funziona un po' con tutte le grandi opere, no? Bisogna farle perché il progresso, chissà che è questo progresso, no? Questo è un aspetto che possiamo dire. Ma poi ce ne sono altri del tipo del... vogliamo andare in 4 ore da qui a Parigi, che è una buona cosa, chi può negarlo? Ma dice, ma quanti siete? Ricordo una battuta di qualche anno fa di Carpanini a Torino, no? Se ricordate, morì drammaticamente quando stava correndo da sindaco. Si parlava del Teatro Regio, quindi una cosa completamente diversa da tutto questo. Però la sua osservazione rispetto al costo del Teatro Regio di Torino, non entro su quello, perché questo è quello veramente complicato da gestire, era che se si fossero presi gli spettatori di allora del Teatro Regio di Torino,
gli si fosse pagato il taxi per andare alla Scala quando c'era una prestazione, con più una pizza in più, si spendeva forse un po' di meno che a mantenere il Teatro Regio di Torino. Ma la rappresentazione ideologica della cosa è che non possiamo farne a meno. Ce l'abbiamo, è storico, volete mica privarci, se no noi chi siamo? Ora, guardate che queste cose, le rappresentazioni, sono fortissime, hanno una presa notevole, scalzarle non è facile. Faccio un altro esempio che tocca a Torino, i grattacieli. Che cosa sono i grattacieli? Perché uno deve fare un edificio alto? Che è un modo più elegante di grattacieli. Un edificio alto, c'è un seminario fatto a Torino in questi giorni sugli edifici alti, sai qualcosa. Un edificio alto. Perché? Beh, ci sono vari motivi. Hong Kong. Hong Kong è grosso così. Adesso è Cina, anche se molto speciale, è la colonia britannica, anche se molto speciale. Se devi fare qualcosa lì, devi farlo così. C'è poco da fare. Però c'è un'altra valenza fondamentale di tutti gli edifici alti, da San Gimignano in qua. Sono dei monumenti al potere di chi li fa. Uno rappresenta se stesso, chi ha la torre più alta sta dimostrando di essere il più potente. Il grattacielo del San Paolo cosa rappresenta? Parlavamo prima di banche. In generale, quello della regione non mi è chiaro, ma comunque sia, in generale l'idea è una rappresentazione del potere, no? Fare un edificio alto, escludendo la motivazione da Hong Kong, dove uno dovrebbe fare altre osservazioni, perché è evidente, per ecologico che sia, che ci viene raccontato il grattacielo, che un edificio basso di uguale cubatura consuma meno. Non credo che sia bisogno di spiegarlo. Se volete faccio un seminario, sapete, se lo prendo così, lo metto così, costa meno, non devo tirare su chissà che, più facile gestire la sicurezza, può essere anche fatto benissimo quel che si vuole. Perché si fanno? Deve essere da meno. È una rappresentazione del potere. Poi, attenzione, c'è sempre un aspetto molto concreto. Perché si fanno in una città che ha grosse difficoltà economiche? Ragazzi, si incassano degli anni di urbanizzazione mica da poco. È lo stesso motivo per cui abbiamo avuto, adesso è la crisi che l'ha fermato, un'espansione assurda dell'edificato tutto intorno a noi. I comuni incassavano soldi, dunque, con leggi che gli permettevano di fare, anzi che incentivavano a fare così, no? L'irrazionale si mantiene perché c'è una rappresentazione ideologica che giustifica una certa struttura, diciamo un assetto sociale, un modo di comportarsi da un lato, e dall'altra parte perché c'è un interesse concreto di qualcuno a lucrare legittimamente, non legittimamente, ma diciamo poi sul legittimo, perché poi basta fare le leggi giuste e diventa legittimo qualsiasi cosa, non è un problema, no? Questa è la struttura. Ultima considerazione che faccio, dietro a questo c'è un meccanismo che è la molla di tutto questo in generale, e che è il meccanismo che si è inceppato con questa crisi mondiale che ci attanaglia, che porta a chiudere le fabbriche, a tagliare i servizi e così via. Il meccanismo è quello che vuole che si riesca a tenere in piedi la baracca soltanto facendo crescere la quantità di cose che si fanno. La parola più frequente oggi qual è? Concorso, che qualcuno insegna, che vuole chiedere ai bambini a scuola, crescita. Detta in inglese, detta in italiano, detta in tutte le lingue del mondo, detta da destra, detta da sinistra, detta da centro, detta dagli imprenditori, detta dai sindacati. Tutti. Se uno fa un'analisi razionale come quella circa la stabilità del Monte Toc o quella relativa al tunnel della Val di Susa, trova che è semplicemente impossibile un meccanismo di crescita, perché non è un modo verbale la crescita, è una cosa materiale. Le tonnellate che manipoli devono aumentare, le kilowattora che devi usare per manipolare devono aumentare, e la terra è sempre quella. Il ragionamento però qual è che c'è alla base? Nel modo di vivere di cui siamo tutti o responsabili o corresponsabili o complici, fate voi, inconsapevoli o meno. E questa è l'idea. Perché la baracca funzioni ci vogliono le disuguaglianze. Dio l'uguaglianza, quando mai? In un circuito elettrico, se io ho lo stesso voltaggio dappertutto, la corrente non circola.
Allora, il ragionamento ci vuole una disuguaglianza, sono buone, però le disuguaglianze sono anche cattive, perché la gente dice, ma come? Perché? Quindi si creano tensioni, e le tensioni sono un problema perché devo controllarle. Allora nasce, queste sono esposte, prima c'è il fenomeno, poi dopo si spiega ideologicamente perché funziona così, nasce il modello di come fare, che dice così, è vero, le disuguaglianze ci vogliono, ma sono un problema. Come possiamo tenerle sotto controllo? Se tutto cresce, è vero che c'è chi ha di più e chi ha di meno, ma facciamo sempre di più, anche chi ha di meno fa sempre qualcosina di più. La differenza aumenta, però più o meno la cosa si stabilizza. Questa è l'idea, solo che non funziona, perché se siamo qui su questo tavolo più di tot caraffe, anche se volessi riempire, non ce ne stanno, poi cascano e si rompono. Quindi non funziona. E allora ci vuole una vera e propria, innanzitutto, rivoluzione culturale, se vogliamo venire a capo di tutta questa situazione, e poi un cambiamento molto profondo dei modi di vivere. Dal modello competitivo, che poi è alla base di un altro pezzo, la competitività, no? Bisognerebbe passare razionalmente, non per buoni sentimenti, al modello solidale, cooperativo, collaborativo. Non vi tedio, ma ci sono anche dei modelli matematici che dicono queste cose, no? Ma è uno scherzo mica da poco. Ed è la serie che il modo migliore per ottenere dei grandi risultati non è farsi pagare bene per un lavoro di qualità, ma è lavorare gratis per un lavoro di qualità. Soprattutto quelli, ovviamente chi ha la possibilità di farlo, soprattutto quelli precisamente che hanno un grande valore intrinseco. È il contrario dell'idea della competizione, per dimostrare che è il migliore. Ma se uno non mette sotto controllo quel meccanismo lì, di grandi opere se ne sorbiremo a iosa, o meglio, ci troveremo in una situazione incisiva, perché adesso, a priori, la gente si mobilita, non sempre, ma di più che non in passato, il risultato è che poi uno finisce per non distinguere più niente da ciò che è opportuno fare, ciò che non è opportuno fare, o che altro sia, perché non si può fidare di nessuno. Per incorporare un certo livello di razionalità ci vuole questa sorta di salto di qualità molto, molto facile e estremamente difficile. Questa è la mia lezione personale da quello che quella disgrazia avvenuta nel 63 e l'esperienza quotidiana di quello che sta avvenendo in questi giorni ancora e continua ad avvenire in Valle di Susa. Sono discorsi intensi, importanti, un momento emozionante, soprattutto quello della ricostruzione di tutta la vicenda. Io sono stata colpita dal ricorrere di alcune parole nella narrazione che Sandro ci ha offerto questa sera. La formazione dell'opinione pubblica attraverso i giornali, l'interferenza della mafia, l'ordine di attenuare qualche osservazione, che vuol dire ordine di elaborare menzogne. Ha parlato di tecnici alienati e di catastrofe negli animi dei tecnici. Mi sembra che sia veramente un qualcosa che potrebbe in qualche modo, con le dovute distanze e differenze, con il dovuto rispetto per il numero incommensurabile di vittime, potrebbe essere un pezzo di storia, di cronaca di quello che succede oggi, e soprattutto mi fa riflettere il fatto che i processi decisionali già 50 anni fa, anzi vorrei dire ancora 50 anni dopo più o meno altro, continuano a seguire percorsi di imposizione, di non condivisione, di rifiuto della consapevolezza del territorio. Chiara ha iniziato la serata ricordando che qualcuno ha definito una cattiva maestra. Poche sere fa un altro cattivo maestro ci ha regalato una bella serata a Susa, sto parlando di Ari De Luca. E oggi sono andata a rivedermi il video e mi sono appuntata esattamente le parole che ha pronunciato anche lui, ricordando in questi giorni tutti, insomma, abbiamo fatto questo pensiero, questo abbinamento.
Dice c'è un forte legame tra i due casi, un forte legame che è avvenuto attraverso quelle esperienze che ha permesso alle generazioni successive di cominciare a mettere nella propria coscienza degli anticorpi. Là è successo tutto in un momento, ha distrutto tutto in un attimo. Qui si promette uno spopolamento ed una distruzione di una valle come un Vaillant differito. Ecco, solo Henry De Luca riesce poi a usare le parole, a trovare questi aggettivi, queste formulazioni così particolari. Un Vaillant differito che viene prolungato per il corso delle generazioni future. Penso che in una serata in cui Rivalta non dimentica, e non vuole dimenticare, e non ha dimenticato, questo pensiero alle generazioni future debba essere un imperativo categorico. E allora nella nostra memoria un pensiero va anche appunto a Tina Merlin, una giornalista che fece il suo mestiere. E non ce ne sono più tanti in giro. Ci sono giornalisti che scrivono in un corretto italiano, qualcuno che meno, e che però magari attenuano anche loro, no? Come fu chiesto di fare ai tecnici, nel migliore dei casi attenuano, nel peggiore dei casi magari falsificano. Voglio dire semplicemente che la Tina, io ho avuto la conoscere, sono amico di Tony Sirena, che aveva scritto un articolo, la Tina era una che stava in mezzo alla gente, finito lì, perché abbiamo anche noi il travaglio, questa gente qui, però non, voglio dire, frequentano molto più i teatri che la gente, questo è un problema proprio di movimento, questo è importante. E poi la Tina è qua sotto, a Milano, non è che tu condannata, come si sbagliata a dire, è qua sotto perché erano voci tendenziose, no? Arrivò lì con i valigiani, quindi i giudici non potevano fare altro che dire che il fatto non sussisteva, cioè era dentro il movimento. Credo che questa osservazione sia importante, sia la degna conclusione, essere dentro, esserci, essere tra la gente, avere il polso della situazione, andare a fondo delle cose, spendersi, decidere che si può e si deve dedicare un pezzo del proprio tempo a difendere il territorio, ma mi permetto di dire anche a difendere la democrazia, perché queste imposizioni, questo essere subordinati e succubi del potere del denaro, credo che sia un grande attacco alla democrazia. L'altra sera in un telegiornale hanno intervistato un sopravvissuto, no? Che era un ragazzino quando la cosa successe, adesso è un uomo maturo, e mentre camminava abbiamo visto tutti questi servizi di queste lapidi tutte uguali e quanti corpi sono rimasti anche senza nome, ha ripetuto più o meno sottovoce per più volte questo succede per la sete di potere e per la sete di denaro. Ecco, quindi direi che anche questo è un fil rouge preoccupante che lega questi percorsi. Angelo ha portato anche tanti altri esempi, e questo atteggiamento del potere come di quello che so io quello che c'è da fare, so io quello che serve, tu che cosa vuoi capire, tu che cosa vuoi sapere. Invece questa scelta di movimento di esserci, no? E quindi di prendere coscienza e consapevolezza è la vera strada della partecipazione democratica. Io chiedo se qualcuno ha piacere di intervenire, di fare una considerazione, vedo una mano alzata. Io vorrei solo ricordare che fra il Vaillant e la Val di Susa c'è un evento che nessuno ricorda, che non ha mai avuto neanche l'onore di un processo, che si chiama la Valtellina 87. Più di 2000 morti, il monte si chiama Tocchetto, stranamente, ma ci somiglia. Quello che lo Stato ha fatto durante le operazioni di soccorso è di vedere se quella zona poteva essere sfruttata come una nuova diga. Nessuno ha avuto neanche una parola di ricordo.
E questa stiamo facendo in Val di Susa e della conseguenza di tutto il resto. Sono più di 2.000 morti. La ringraziamo per aver rinnovato questo ricordo che sicuramente merita. Altri interventi? Il mio collega di giunta Guido Montanari, con delega all'urbanistica, l'architetto Montanari, prego. Molto sommessamente, perché qua gli interventi sono stati molto alti e quindi è un po' triste riportarli poi alle cose un po' quotidiane, però noi abbiamo un Bayonne strisciante tutti gli anni, tutti gli ottobre, tutti i novembre, sono già passate tre persone per una piccola inondazione in Italia adesso pochi giorni fa, e la media è di 30-40 all'anno, e ogni tanto poi c'è Genova, ogni tanto poi ci sono quelle un po' grosse, c'è il Piemonte di qualche anno fa, vi ricordate 100 morti da Alessandria e le zone vicine, e Cinque Terre dell'altro di due inverni fa, cioè, quindi è matematico che adesso noi possiamo fare una previsione facile, da qui al prossimo mese e mezzo una decina, una ventina, una trentina di persone in Italia perderanno la vita per problemi molto simili a quelli del Bayonne. Perché piove. Ma una piccola cosa a cui noi dobbiamo pensare da amministratori, da tecnici, da cittadini, è che ogni volta che noi cementifichiamo un pezzo di territorio, noi facciamo un piccolo Bayonne. Perché infiliamo quell'acqua lì in un tubo, questo tubo finirà in un fiume, questo fiume finirà in un posto che se non è incanalato eccetera eccetera, andrà a finire in una città, in uno scantinato, ammazzerà qualcuno eccetera eccetera. Ecco, allora, quando noi amministratori cerchiamo di dire cementifichiamo di meno, magari riduciamo un po', stiamo facendo arrivata una piccola operazione in questi termini, ci dobbiamo rendere conto, stiamo cercando di prevenire qualche piccolo Bayonne, però purtroppo noi abbiamo giorno per giorno, anno per anno, mese per mese. Su questo noi, nel nostro piccolo, forse ci stiamo e dobbiamo ancora impegnarci molto. Grazie. Grazie Bruno. No, così ti sento. Vieni, Gianluca. La prima è un ringraziamento al signor Sandro, perché i minuti che abbiamo ascoltato sono stati interessantissimi e pieni di commozione, oltre che di partecipazione. E l'altra cosa, una conferma di quello che ha detto Andrea Poletto, qualche anno fa siamo anche andati noi a fare una visita in Bayonne, che da alcuni autori viene considerato quello che è successo dopo il Bayonne come l'inizio del miracolo del nord, il miracolo economico, tra virgolette, del Veneto e di quella zona lì, che all'epoca, come ci ha ricordato in parte anche Sandro, era una zona quasi depressa, diciamo, quasi lì, minore. Il miracolo del... Quindi in realtà queste tragedie sono connaturate a questo schema, fanno PIL. La costruzione di un ponte che è crollato o tutto il resto, o Genova che si è massacrato le Cinque Terre, in realtà aumentano il PIL, perché dopo c'è da lavorare e da ricostruire. Commento su questo, è fondamentale, in un sistema che fisicamente non può crescere, voi potete mantenere la crescita se intanto avete i cicli di distruzione. Le guerre, viva le guerre, terremoti, magnifico, perché poi si costruisce, l'economia fiorisce, c'è l'occupazione, si produce ricchezza, bisogna distruggere quello che si fa per poter ricostruire. Una volta, quando c'erano i manicomi, questo era la sindrome che veniva descritta, cerca questo di distruggere e rifare. Però questo è come siamo montati noi come società. La famosa risata mentre l'aquila tremava, no? C'era qualcuno che al telefono... Se non ci sono altri interventi, io... vedo un braccio alzato, sì. Giusto per restare sulla qualità, visto che dal racconto che abbiamo ascoltato capiamo che queste storie hanno sempre, tra quei vari personaggi che le compongono, un tecnico o più tecnici che a un certo punto si girano dall'altra parte o fanno finta di vedere bianco anziché nero. Succede ancora oggi e... Abbiamo saputo dalle indagini che sono in corso a Firenze che uno dei tecnici che lavora nella commissione di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e che dovrebbe valutare gli impatti ambientali delle grandi opere, tra cui anche quelle che riguardano questo territorio, questo tecnico è indagato nel corso di questa indagine perché avrebbe dato pareri favorevoli, anzi si sarebbe adoperato per far addolcire questi pareri. Mi ricordo molto...
Esatto. Mi ricorda molto il racconto. Allora, noi del Movimento Notava abbiamo abitudine di aspettare poi la fine delle indagini e capire le condanne come si sviluppano. Questo non vale ovviamente per i Notava perché sono immediatamente condannati a prescindere. Ma nel nostro caso vedremo cosa succede, però è sintomatico come a distanza di anni ritroviamo esattamente la stessa prassi. Grazie Alberto. Se non ci sono altre richieste di intervento, intanto ringrazio Assemblea Teatro che ci ha affiancati nell'organizzazione di questa serata, ringrazio e intanto segnalo la presenza del nostro sindaco che si mette sempre in seconda fila, insomma, ci guida nel tentativo che Guido ricordava nel nostro piccolo di fare delle piccole grandi opere a tutela del territorio. Ringrazio ancora una volta i nostri ospiti e permettetemi, non me ne vogliono Angelo e Chiara, non perché noi ci vediamo più spesso, un ringraziamento particolare a Sandro Buzzatti. Questa sera si trasformerà in caffè letterario, avrete il piacere di sentire, di incontrare Massimo Carlotto e intanto degustare un po' di dolcetti di Calosso, di Bacchieri, il buon vino di Brigatti, intanto per abbinare il piacere della mente col piacere del corpo, perché anche questo è difendere la vita, difendere il piacere, difendere lo star bene insieme, difendere il condividere momenti di grande intensità, in questo caso momenti anche di commozione, che credo che sia il più grande regalo che Sandro Buzzatti ci ha dato questa sera. Vivremo altri momenti, forse più leggeri, altri ancora di riflessioni su temi coinvolgenti, e quindi mi auguro che questo sia un inizio per incontrarci ancora successivamente. Seguite le nostre comunicazioni, se avete piacere di ricevere le notizie vi ricordo che sul sito del Comune potete iscrivervi alla newsletter e quindi ricevere alla vostra mail tutte le informazioni. Un'ultimissima comunicazione, ho prima ricordato, sono ricorsa alle parole di Henry De Luca, quelle parole che come dicevo prima solo lui sa trovare, io credo che sia un nome dei più grandi autori contemporanei della nostra letteratura, che è stato in qualche modo, si è visto puntare il dito contro, è stato minacciato di denuncia per essersi schierato dalla parte del Movimento Notav. Alcuni illustri esponenti di alcuni partiti e che hanno ruoli importanti nel nostro Parlamento hanno pensato bene di invitare a boicottare l'acquisto dei libri di Henry De Luca. Penso che loro non facciano fatica a boicottare, perché credo che i libri non ne comprino per definizione, però il movimento ha deciso di rispondere con un'azione uguale e contraria, lanciando invece una campagna di promozione della produzione letteraria di Henry De Luca. Sono soldi spesi bene, sono libri belli, se avete voglia di aiutare questa campagna per dare un segnale che non ci stiamo a quello che vogliono farci credere, lo potete fare anche acquistando un libro di Henry. Il movimento cerca di lottare anche in questo modo, e questo anzi è il vero modo di lottare del Movimento Notare. Ringrazio ancora tutti per questa intensa serata e spero di vedervi ai prossimi appuntamenti. Grazie.